Ma intanto i complimenti all'amministrazione comunale di Penne perché ha ridato vita a uno stadio storico e un campo che meritava di essere rivitalizzato, quindi complimenti a loro. Poi sicuramente un buon allenamento oggi, domani ce ne sarà un altro, quindi il mister ha fatto giocare un po' tutti e comunque dai, bene. Nonostante solo ieri il primo allenamento di Colai, si sono viste già belle giocate, eh? Beh, Colai è un giocatore che ci dovrebbe dare lì davanti una qualità importante, si è visto che ha qualità, è chiaro che è un ragazzo che non aveva fatto, non credo che abbia fatto la preparazione come gli altri compagni, quindi dobbiamo aspettarlo un pochettino, però per fortuna c'è tempo. Chiedo Presidente, quanto è stata difficile la trattativa per Aristidi Colai, quanto è stato difficile strapparlo anche alla concorrenza della Serie B? Ma il giocatore devo dire che ha dato subito grande disponibilità, Pescara lo sapete tutti, Pescara è una piazza che comunque ha un suo appeal, quindi anche se purtroppo in questo momento siamo in Serie C, però Pescara è sempre una piazza ambita dai giocatori, sanno che ci sono belle strutture, che si può lavorare bene, quindi è venuto molto molto volentieri e noi ci ha fatto molto piacere. Le chiedo Presidente un po' sul mercato. Quanta concorrenza c'è del Catanzaro? Perché su alcuni obiettivi vostri è arrivata la squadra di Vincenzo Vivarini, Ghion, Palmiero, Dursi? Però stiamo parlando di giocatori forti, quindi è chiaro che non è difficile andare in concorrenza con quelle squadre che vogliono prendere giocatori forti. Stai parlando di tre profili che sono tre bravissimi giocatori, quindi è chiaro che ci siano anche gli altri, in questo caso il Catanzaro che è una delle pretendenti al salto di categoria. Però voi con l'agente di Ghion, che è Paolo Poloni, avete da tempo l'accordo, non dovrebbero esserci sorprese? Ma io credo di no e spero di no, poi è chiaro che il giocatore c'ha sempre l'ultima parola, però ripeto, noi fino adesso di no non ne abbiamo ricevuti e quindi andiamo avanti con grande tranquillità. C'è per via di questo slittamento del campionato, c'è ancora del tempo, non dobbiamo avere fretta perché poi negli ultimi giorni magari capita qualcosa di buono e devi essere sempre pronto e soprattutto avere lo spazio per fare quei giocatori che possono arrivare anche negli ultimi giorni. Siete vicini anche a Merola? Com'è la situazione? Ma sono quelli i giocatori che stiamo cercando, però non c'è solo Merola, ce ne sono anche altri giocatori che il direttore sta guardando, poi appena sarà il momento e sarà il momento giusto per affondare il colpo lo faremo. Le chiedo un'ultima cosa, a lei piacerebbe il ritorno di Eugenio Dursi? Ma personalmente sì, perché secondo me è un giocatore con le caratteristiche giuste per il nostro attacco, perché noi abbiamo Lescano e Blanuta che hanno due caratteristiche simili, abbiamo Cuppone e magari mettercene un altro come lui con quelle caratteristiche non sarebbe sicuramente male. Ultimissima, ha detto bisogna aspettare anche gli ultimi giorni di mercato per farsi trovare pronti per eventuali occasioni. Dove spera di trovare l'occasione? Magari una mezzala con determinate caratteristiche se Tenkorang non dovesse liberarsi? Ma io credo che poi alla fine da qui, adesso sono iniziati i campionati delle serie superiori che magari fino ad oggi tanti giocatori pensano o pensavano di poterci far parte, magari fra due o tre partite, fra un paio di settimane, fra 10 giorni qualcuno si renderà conto che magari non rientra nei piani di una Serie B e si liberano dei posti, ecco perché bisogna non avere fretta, anche perché la squadra obiettivamente è fatta, quindi non c'è da avere fretta. Ma il ruolo dove magari potrebbe arrivare quest'anno la ciliegina? L'anno scorso arrivò Rauti l'ultima ora di mercato. Dipende da quello che capiterà. Se sono giocatori bravi possono essere in qualsiasi ruolo, perché se c'hai l'opportunità di fare un giocatore bravo, il giocatore bravo accresce la qualità e fa sempre piacere averlo. Tra questi potrebbe esserci Brosco. A Brosco lo conosciamo bene, sappiamo che è un giocatore di sicuramente di categoria superiore, però noi adesso obiettivamente lì dietro siamo più che completi, soprattutto abbiamo giocatori molto bravi perché Ingrosso, Boben, Pellacane, Irilanes, Veroli, cioè, non credo che tutte le squadre ci abbiano quei giocatori lì. Flash, poi la saluto Presidente, con Veroli si riesce a risolvere questo problema con il Cagliari perché non piace la formula del prestito con diritto, ci vuole l'obbligo di riscatto oppure c'è il Benevento che sta spingendo?
No, no, personalmente io non ne faccio un problema di obbligo, di diritto, perché, il giocatore. Perché sono convinto che Veroli è un giocatore valido e quindi chi lo prende poi magari lo riscatterà, ma più che altro il giocatore che chiaramente andando a giocare in una categoria superiore vuole essere certo di fare un salto di categoria e lo capisco e sono d'accordo con lui. Benevento in chiusura? No, no, ce ne sono tanti su Veroli, però noi non abbiamo né fretta né tutta questa voglia di liberarci di Veroli.